Fratellino, mi è ritornata la voce, visto? Un po' ammaccata, però ci sta, ci sta. Ah, non lo so perché andate via, te l'ho detto prima. L'ho spiegato il motivo. Comunque è cambiata la temperatura. Adesso fa più fresco. Infatti mi sono messo il giubbottino. Capito qua? Uè. È arrivato il messaggio. Messaggio di mio fratello, le 20:05. Come ti senti, cuore mio? Ho fatto un po' di movimento. Dai, si sta smuovendo tutto. In primis il pistolino. TVB, cuore mio. Big Brother. Ma sì, vabbè. Sei uno spettacolo, sempre. Stavo dicendo, no, la temperatura è un po' più fresca. No, ma sto bene, quello di non ti preoccupare. Che ti devi mangiare stasera? O hai già mangiato? Ma le gambe cosa ti ha fatto oggi? Solo massaggi? E quelli che ti hanno iniettato con la sostanza? A proposito, mo stavo pensando, e che cazzo, voglio dire. Prima di iniettare quella sostanza, come non sapevano già che tu facevi l'insulina? Boh, certe volte fanno delle cose, guarda, che mi fanno venire rabbia, dice che cazzo, cioè voglio dire, non è che si sai che se faccio questa cosa, se gli faccio bere questa sostanza, porta comunque a un'alterazione di valori, no? Certe volte vabbè, o loro pensano, dice, vabbè, ma gli diamo questa, sicuramente è meglio avere la, però il problema è che comunque poi non te la fanno bere più, evidentemente hanno visto che comunque non va bene, probabilmente pensavano che non ti avrebbe fatto questa tipologia di effetto, però io secondo me loro sanno, non è che non sanno. O forse pensano, dice vabbè, tra le due cose il mio normale, quindi per loro il mio normale era quello di farti assumere questo glucosio, non so cosa ti hanno fatto assumere. Però poi voglio dire, perché poi l'hanno tolto? Hanno voluto fare solo una prova? Sì. Un sacco di patate. Facciamo le prove, vediamo questa patata è buona, questa patata non è buona. Oh, ecco il mio fratello. Va bova. Meno male, dai. Quindi cos'hai fatto oggi con il fisioterapista? Solo massaggi? O ti ha fatto muovere delle gambe? Sì, cuore mio, stai tranquillo. Ma questo, ti ho detto, il problema delle gambe, del pipino, cioè. Sono gli ultimi problemi, io lo so quello che stai pensando, che mi dice, beh no, quello è il primo problema, io lo so già che c'è in questa mente, però voglio dire, tra la salute e il pipino, meglio la salute. Qui recuperiamo la salute e poi come vedi, pian piano viene tutto. Capito, cuore mio? Sono contento. Cancellato, ho cancellato l'altro giorno. Sto togliendo sempre ogni giorno, metto la X, metto la X, metto la X. Domani mi mette da mettere la X a meno 14. E sicuro io. Sto facendo il conto alla rovescia. Ma lo sai da quanto tempo sto facendo il conto al rovescio? Mamma mia, mi sono stancato. Una volta mi ha detto, vabbè, dai, Franco, tanto la tese è più bella. Però, cuore mio, cazzo. Manco fossi una bella donna che doveva aspettare tutto sto tempo. Sei mio fratello, sei un uomo. E che cazzo. Vabbè, dai. Avrò ancora pazienza, ci mancherebbe. Vabbè. Si sa, voglio dire, la pazienza. Si dice la pazienza è la virtù dei forti, capito? Quindi voglio dire, se io ho tanta di quella pazienza, vuol dire che penso di essere forte.
forte non fisicamente, ma forte mentalmente. Sì, cuore mio. Arriverà. Si sta avvicinando. Quel fatidico giorno si sta avvicinando. Giorno dopo giorno, giorno dopo giorno, giorno dopo giorno si sta avvicinando. Sì, cuore mio. Ecco perché certe volte mi dici delle cazzate di questa mattina che ho detto, ma no, se ne va con quello, non è più mio fratello, non deve, allora vuol dire che non vuole essere più, ma cuore mio, ma stiamo scherzando, non lo pensare più, mai più una cosa del genere. Oggi nonno Peppino ha detto, beh, allora, come sta andando Henry? Comunque mi chiede tutti i giorni, se proprio te lo devo dire tutti i giorni. Dice, beh, come sta? Beh, così, beh, colà, beh, che ha detto oggi? Beh, vabbè, gli dico le cose che gli posso dire. Cioè, non è che, beh, dai, tu povero agname, beh, non tu picchi, dice, passi, non tu picchi, passi. Perché le pazienze, c'è caffè. E dice in dialetto, giù la pazienza in una vita. Sì, cuore mio. Assolutamente. Ci vuole tanta pazienza, ma veramente tanta. Ma ci vuole pazienza veramente. Di quelle proprio che di continuo, ma non con te, cuore mio, ci mancheranno. La pazienza ci vuole con quel coglione, capito? Ma veramente tanta pazienza. Ah, gliel'ho detto, sai di questo fatto? Gliel'ho detto al nonno. Ha detto, ma tu vuoi sapere lui? Lo sai che quello mi ha fatto una proposta di lavoro. Ha detto Nuno Peppino. Ma sta fuori di testa, penso, voglio dire, penso che evidentemente il cervello non gli funziona, cioè non. Poi ha detto, che cosa c'entra mo questo che viene a offrirti a te del lavoro? Ma cosa c'entra? Ho detto, no, vabbè, la storia è lunga, cioè quello è uno, vabbè, lo sa, insomma, ho detto, non è che sia una persona molto, molto felice su questa terra, eh. No. Ha detto nonno, ha detto nonno, non ho parole, ha detto non ho parole fino a dove può arrivare la mente contorta di quella persona, ha detto non ho veramente parole. E va bene. E poi niente, ma sta molto bene, sta a cuore, si è ripreso alla grande. Sì, ovviamente non può fare sforzi, non può fare perché comunque il problema ce l'ha al cuore, non è che non ce l'ha. Però se l'è presa allegramente, insomma, capito? Ha capito che comunque determinate cose non le può fare più e non fa più sforzi, non fa più niente. Si mette là, seduto, tranquillo, la mattina esce, si va a fare il caffè, si va a prendere la bottiglia dell'acqua, ritorna, si siede là, ogni tanto risponde al telefono, quando gli va. Quando non gli va, si sta seduto, viene qualcuno, dice due chiacchiere, sta bene, sta bene, sta bene. Adesso ha ripreso il colorito, certo, non è che gli puoi dire fatto un viaggio di 1000 km, ma non esiste, insomma. Però esce con la macchina, cioè, va in campagna pure, capito? Sta bene, eh. Poi ogni tanto dice a me, ma andiamo a venire Enrico? Mi fa morire, dice, ma quanto va bene Enrico? E poi gli dico, vedi che mo sta facendo la giornata, capito? Gli dico, no, vedi che mo sta facendo l'ultimo ciclo, così poi farà altri 6 giorni di radio e poi viene qua, non ti preoccupare. Va, 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 ce la va a fare, ce la va a fare, dice, ce la va a fare. Sì,
Senti, visto che hanno arrestato il fratello di Cassano, del calciatore, il Barese, dice, lo chiamavano un court, e dice che l'hanno beccato in un appartamento che stava facendo una rapina, ma dice che avevano preso una trentina di mila euro tra gioielli e ciò che stava. Dice che sono entrati nel centro storico di Bari, sono entrati in un appartamento e poi con la fiamma, ossidrica, boh, non so come si chiama, vabbè, con la fiamma praticamente, hanno aperto la cassaforte e si sono impossessati. Ed è stato beccato perché l'hanno scoperto dal tatuaggio che portava e dal fatto che, siccome è bassino, quindi lo chiamavano un quarto, era già conosciuto comunque alle forze dell'ordine e niente, se lo sono portati dentro. Lui l'hanno beccato, invece gli altri due complici non ancora. Li stanno ricercando. Vabbè. Beh, cuore mio, che ti devo dire? E ti devo dire che ti voglio bene assai. E che datti da fare, muoviti ad uscire, che mi sono rotto le palle, Non di starti ad aspettare, figurati, cuore mio. Ti ho rotto le balle perché non vedo l'ora di abbracciarti. E non vedo l'ora di portarti. Ma anche perché secondo me c'è tu più conoscenze di queste che io non ne conosco. Però troveremo, troveremo. Poi quando ci facciamo la partitella, sai, a poker, a casinò, altri giochi che stanno, tanto è pieno di giochi. Sicuramente, voglio dire, ci saranno delle suite, sicuramente ci sarà. Va bene, dai, senti, è sua vita. Si è fatta vedere? O fa la notte di nuovo? Di nuovo la notte, vai, che tu sei pericoloso. Ah, fai attenzione, premio, fai raccomando, Senti, cuore, niente, fammi sapere cosa hai mangiato, fammi sapere come ti senti le gambe, perché sicuramente sentirei dolori perché tutto l'acido lattico accumulato. I primi giorni sono così, se poi continua, poi vedrai che non mi sentirai più. Va bene. Beh, andiamo avanti sempre così, cuore mio. Andiamo avanti. Sempre la speranza al primo posto e sempre la voglia di combattere al primo posto, sempre, cuore mio. Sapendo che comunque ce ne usciremo da quel cazzo di ospedale. Va bene, cuore? Mi raccomando. Bandiera alzata! Non ti lascio manco dormire, ma mi stai facendo morire. Già ti immagino, che ti dici? Va bene, cuore mio, dai. Ci sentiamo dopo. Un bacio, un cuore e un abbraccio. Ma mi sa dire tutto. Ciao, cuore mio, ciao. Quanto sei bello, tra di me. Ciao, cuore mio, ciao.